Buongiorno e bentornati al TG della disinfestazione. Oggi parliamo di bed bugs, conosciute con il nome di cimici da letto. Un insetto tanto conosciuto quanto temuto dagli albergatori di tutta Italia, ma anche dai comuni cittadini privati che spesso, al ritorno da un viaggio, si trovano a dover affrontare questo problema che veramente delle volte rischia di mettere in ginocchio se non si sa come affrontarlo nella giusta maniera. Andiamo a conoscere un pochino più da vicino questo insetto. Le cimici dei letti sono degli insetti ematofagi, il che significa che si nutrono obbligatoriamente di sangue. La metamorfosi di questo insetto è incompleta, vuol dire che dall'uovo si schiude una neanide di primo stadio, cioè una giovane cimice che differirà dall'adulto, cioè quello che vedete in queste immagini, solamente per dimensioni, colore e altre piccole caratteristiche morfologiche che però, diciamo, sono riconoscibili dai più esperti o dagli entomologi. A differenza di quello che avevamo visto, ad esempio, per il tarlo del legno o per una comune mosca, non c'è il passaggio da larva, quindi da vermetto, a adulto. Le cimici dei letti vengono introdotte come passeggeri nascosti tramite un bagaglio, ad esempio, di ritorno da un viaggio, se magari si è pernottato in un albergo, in una struttura ricettiva o nell'appartamento di qualche amico che aveva questo problema all'interno della sua stanza. Il vero problema è che una volta introdotta una cimice femmina o più di un esemplare, la riproduzione di questo insetto è molto rapida, specialmente con le alte temperature e quindi con l'avvento della stagione primaverile e estiva. Attenzione però a non pensare che una volta arrivato l'inverno e quindi le temperature un pochino più rigide, le cimici possano morire di freddo in qualche modo. Questo intanto perché all'interno delle nostre abitazioni c'è sempre una temperatura sufficiente al loro sviluppo e alla loro riproduzione, grazie chiaramente ai riscaldamenti domestici. Poi perché queste cimici sono in grado di rallentare il loro metabolismo e quindi di resistere anche a temperature un pochino più rigide, arrestando il loro sviluppo solo al di sotto dei 13 gradi, temperature che è impossibile raggiungere all'interno di un'abitazione. Un altro errore sarebbe pensare di farle morire di fame, quindi per esempio abbandonare l'abitazione o chiudere la stanza infestata. Questo perché intanto questo insetto è in grado di sopravvivere anche 6, 7, 8 mesi senza un pasto di sangue, rallentando il suo metabolismo e quindi riuscendo a stare, per così dire, a digiuno per molto tempo. L'altro motivo è perché abbandonare una stanza infestata significa correre il rischio delle migrazioni, cioè che queste cimici possano uscire dalla stanza infestata per andare a rincorrere l'ospite che si è spostato in una stanza non ancora infestata, e trasmettendo così l'infestazione. Le migrazioni che queste cimici sono in grado di compiere sono anche di 20-30 metri, motivo per il quale una casa non è mai al riparo dal rischio contaminazione da una stanza ad un'altra. Ed è per lo stesso motivo che noi spesso, quando facciamo i sopralluoghi, ci accorgiamo che l'infestazione si è diffusa proprio di rimbalzo da una stanza ad un'altra. Per questo motivo, oltre che per il normale e naturale passaggio degli ospiti dalle varie stanze delle case. Osservate ora da vicino questo cartoncino bianco che, come potete notare, è pieno di questi puntini neri e di questi puntini bianchi, quasi color madreperla. I puntini neri sono escrementi, che poi altro non è che sangue digerito, mentre invece questi puntini bianchi color madreperla, ovali, sono le uova. Le cimici sono in grado di deporre tantissime uova, chiaramente lo sviluppo e la riproduzione e anche la deposizione delle uova è determinante dalle temperature, per cui non è possibile stabilire un numero di uova che le cimici depongono perché dipende dal periodo dell'anno. Così come non è possibile stabilire con esattezza il tempo di riproduzione e di sviluppo delle cimici, perché anche questo è in funzione di tanti aspetti, tra cui appunto la temperatura. Quello che però voglio mostrarvi sono questi puntini neri perché sono un segno evidente di infestazione. Si graffiano al tatto e quindi lasciano una scia nera, motivo per il quale se notate in prossimità, specialmente della zona del letto, questi puntini neri e questa presenza diffusa quasi di macchioline, è bene chiamare immediatamente uno specialista perché è molto probabile che voi abbiate un'infestazione di cimici da letto. Qualora abbiate il sospetto di avere un'infestazione di bed bugs in casa,
potete contattarci al numero verde 800 926162 o scriverci chiaramente una mail a info@gli specialisti della disinfestazione.com. Potete anche inviarci la foto dell'insetto se avete dei dubbi che si tratti o meno di una cimice da letto. Ora voglio parlarvi brevemente dei metodi di lotta. Prima però voglio ricordarvi di iscrivervi al nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornati sul mondo degli insetti infestanti. Ciò che oramai è assodato dalla comunità scientifica e dai più grandi esperti di cimici da letto al mondo è che gli insetticidi abbiano uno scarsissimo potere e uno scarsissimo risultato in termini di metodi di lotta contro questo tipo di insetto. A proposito, se siete incuriositi da questo tema, vi invito a guardare il nostro video all'interno della playlist Cimici da letto, che si intitola Esperimento: le cimici sopravvivono agli insetticidi. Fatta questa premessa, dunque, possiamo entrare nel dettaglio di ciò che è opportuno fare se si ha un'infestazione di cimici da letto in casa. Il primo consiglio che vi do è di non improvvisare con il fai da te, ma di rivolgervi, uno, ad un'azienda di disinfestazione altamente specializzata, due, che faccia un sopralluogo prima di fare il trattamento e che non vi proponga prezzi telefonici, tre, che abbia a disposizione, come metodo di lotta, un protocollo operativo. Tanto per citarvi un protocollo operativo efficace che negli ultimi anni abbiamo messo a punto dopo numerosi tentativi, alcune volte anche fallimentari agli inizi delle nostre sperimentazioni contro le cimici da letto, che risalgono al 2006, quando questa infestazione si è riaffacciata nel panorama italiano. Il protocollo operativo che abbiamo messo a punto si basa su tre aspetti: un sopralluogo tecnico, come vi dicevo prima, un intervento con azoto liquido, che è un intervento completamente ecologico, che sfrutta le bassissime temperature, in questo caso meno 196 gradi, per eliminare le cimici a qualsiasi stadio vitale. In alternativa va benissimo anche il vapore saturo secco, che sfrutta invece le alte temperature per uccidere gli insetti. E infine, cosa molto importante, un'ispezione con unità cinofile, quindi con dei cani addestrati al riconoscimento delle cimici. Questa grande innovazione che abbiamo portato sul mercato è stata oggetto anche di numerosi video e di numerosi servizi televisivi che potete trovare all'interno del nostro canale YouTube per vedere i nostri amici a quattro zampe alle prese con il riconoscimento delle cimici da letto. Ultimo punto che voglio segnalarvi, la garanzia di risoluzione. Affidatevi solo a chi vi propone una garanzia di risoluzione al 100%, che vuol dire essere disposti a tornare gratis qualora non si sia risolto il problema al primo intervento. Questo perché anche al disinfestatore più esperto può succedere di dover tornare. Questi sono veramente insetti temibili e non è detto che si risolva al primo tentativo. Quello che voi dovete avere come garanzia è che l'azienda che vi segue, lo specialista che è al vostro fianco, non vi abbandoni fino alla conclusione del percorso, che significa andare via con l'ultima cimice rimasta. Spero di esservi stato d'aiuto. Come al solito vi invito, se avete qualche dubbio, qualche curiosità o avete bisogno del nostro supporto, a contattarci al numero verde che è l'800 926162 o scriverci una mail a info@gli specialisti della disinfestazione.com. E ricordatevi che siamo sempre al vostro fianco per problemi di insetti infestanti. Alla prossima!